Ragazzi, ma avete bevuto? No. 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 Sentite, vabbè che noi due siamo aperti, però è molto grave alla vostra età comportarvi così. Oh, allora? Vabbè, ho capito io benissimo. Allora, voi due vi scorto a casa io, te Lorenzo va in camera tua. Io voglio dire, quando eravamo giovani, qualche canna ce la siamo fatta anche noi, ma evitavamo di fare l'esibizione davanti ai genitori. Avanti, marsh, via, veloce, filare, dai! Il casting di questo film è stato molto interessante e complesso. Dovevamo trovare dei ragazzi molto bravi, molto giusti per il personaggio. Sono unica e inimitabile. Trovi, come in questo caso, tre ragazzi che non solo sono fantastici ciascuno per proprio conto, ma che funzionano benissimo anche insieme. E da lì poi vengono le famiglie. Lorenzo entra appunto da ragazzo adottato in un mondo molto caldo, affettuoso, io me lo immaginavo così, in una famiglia di lavoratori in cui il papà è un capo operaio in un mobilificio, la mamma è impiegata in un grande magazzino di bricolage e nell'unione fra Thomas Trabacchi e Susi Laude ho trovato veramente tutto quello che cercavo. Quello che posso dire dei genitori, credo che il genitore ha una grandissima responsabilità dei propri figli. Shakespeare diceva che gli attori sono fatti della stessa sostanza dei sogni, io credo che i genitori dovrebbero essere fatti di quella sostanza. Sono genitori abbastanza attenti, abbastanza presenti, che però si trovano ad avere a che fare con degli adolescenti che per le loro caratteristiche, per l'età che attraversano, sono molto difficili da agguantare. Antonio nel film è un ragazzo molto chiuso, molto insicuro, considerato un idiota, ha uno sfogo soltanto nello sport ed ha una storia familiare molto particolare, perché suo fratello maggiore Massimo è morto in un incidente stradale 2 anni e mezzo prima dell'inizio della nostra storia. Sei rimasto male perché non ti hanno portato al pub con loro. Mi trattano come... Pensano che sono stupido. Te ne devi fottere. Tu sei il più forte a basket, non possono fare a meno di te. E anche in questo caso la scelta dei genitori, che sono Laura Mazzi e Sergio Romano, è stata molto molto importante, perché una famiglia dove c'è stato un lutto, ho cercato in tutti i modi di non cadere nello stereotipo di una famiglia in cui l'amore per la persona che se n'è andata avesse reso sterile l'amore per l'altro figlio. E al centro poi Valentina, di un nucleo familiare molto particolare, lei delle tre famiglie, insomma, appartiene alla famiglia più benestante, figlia di un figlio di industriali che ha provato a fare la carriera artistica e che invece poi è tornato a lavorare nella fabbrica del padre, ha in casa una figura femminile molto forte, a cui è molto legata, che è quella di sua madre, che invece continua a cercare di fare la scrittrice. E la cosa che mi ha più colpito è stata quella di voler rappresentare dei genitori che non sono distanti o distratti, sono dei genitori attenti, ognuno in modo diverso rispetto agli altri, e questa è la caratteristica del personaggio su cui ha insistito molto Ivan. E anche lì ho trovato due attori molto molto bravi e giusti per i personaggi, che sono Giorgio Marchesi e Simonetta Solder, che interpretano i genitori di Blue e che sono una coppia nella vita da molti anni, che hanno dei figli. Mi interessava molto, mi divertiva l'idea di dare questa familiarità, di portare sullo schermo una familiarità che in quel caso esiste anche nella realtà. Ciao, va.